Questa è una Goenz stereoscopica che fa contemporaneamente due fotografie che sono alla distanza della visione della distanza ottica, e poi con un apposito strumento, un apposito visore, si vedeva la fotografia in tre dimensioni, perché li mette insieme e le vede in tre dimensioni. Questa qui è della, sì, del 3D, questo è l'antenato del 3D. Successo per la 67esima edizione di Foto Antiquaria, la prima organizzata in collaborazione tra il Fotoclub La Chimera e la Fondazione Arezzo in Tour. In mostra pezzi rari come questa macchina fotografica usata dai giornalisti della Press negli anni 30. Infatti usavano il flash col bulbo a scoppio. Il flash scoppiava e illuminava. È del 1933-34. E vale intorno alle 800-900 euro, a seconda anche delle condizioni in cui sta l'oggetto, la macchina. Questa è una Sanderson inglese e vale su per giù la stessa cifra. Poi ci sono i soffietti, che i soffietti valgono poco nonostante, perché ce ne sono tantissimi, perché Eastman Kodak, che ha inventato la catena di montaggio nel 1913, già ne ha sformate nel 1913 un milione di copie. Perciò valgono poco. In America li fanno addirittura $1. 300 mm super luminoso, guarda. Guarda che spettacolo, l'obiettivo. Nikon 300 mm. F2.8. Cioè questo è un classico obiettivo per lo sport, capito? Per i prese meraviglioso. Ma questo è un obiettivo a 300 mm, questo qui ci riprendi questa macchina là giù a 100 metri. Tante le contrattazioni da parte dei clienti e tanti anche i visitatori che sono arrivati sotto le logge del Vasari anche solo per curiosità. Abbiamo delle idee per lanciare anche dei concorsi, abbiamo in mente di tornare un po' anche all'analogico, perché oggi fare le foto belle con gli smartphone è facilissimo, l'intelligenza artificiale, invece vogliamo vedere se ci sono fotografi veri, quindi magari tornare a concorsi con macchine con la pellicola, quindi un po' un salto indietro, però poi utilizzando i social network, quindi tutto il mondo dei social media come veicolo promozionale.